entrano soprattutto per chiedere dove mangiare e dove dormire. Gli americani per conoscere i borghi più caratteristici del Tivoli e del Golfo Paradiso e in generale, diciamo, inglesi e tedeschi soprattutto si rivelano grandi camminatori. Dove ci troviamo? Siamo all'interno dello yacht di Santa Margherita, perché il 2016 si è chiuso con dei risultati forse al di sopra anche delle principali aspettative di tanti, tanti turisti che vengono qui a chiedere informazioni. Innanzitutto, cos'è uno yacht per chi non lo conoscesse? Allora, innanzitutto uno yacht è un ufficio di informazione e accoglienza turistica. Esiste più o meno in tutti i comuni che vivono di turismo o hanno offerta turistica ed è un po' lo sportello per chi arriva, cioè proprio la prima informazione a tutto tondo, quindi quello che offre il territorio, dove si può dormire, dove si può mangiare, che cosa si può fare, gli eventi, tutto quello che si può offrire. Ecco, la sua gestione non è stata facilissima sempre in tutte le fasi della sua fondazione, insomma, perché ha avuto diverse alterne vicende, no? Sì, diciamo che c'è stata un po' un'evoluzione. Prima erano servizi curati dalla provincia, poi un paio d'anni fa, quando le province appunto hanno dismesso questi servizi e altri servizi, sono passati in mano ai comuni. E qui a Santa Margherita il comune era già avanti, nel senso che già noi supportavamo la provincia ampliando l'orario, tenendo aperto per più ore, soprattutto nella stagione ovviamente prettamente turistica. Quindi in realtà eravamo già collaboratori del comune in questo senso e quando appunto la provincia ha dismesso il servizio siamo subentrati noi, che siamo una cooperativa che diciamo di guide, che si occupa dei servizi turistici del parco di Portofino, e per cui insomma conosciamo il territorio ed è sembrato forse Quanti naturale sono, continuare. Ovviamente gli accessi mensili, insomma, che ma avete? Varia molto ovviamente a seconda delle stagioni, però appunto il 2016 è stato un anno di grande affluenza e nei mesi prettamente estivi 5.000 visitatori più o meno al mese, proprio persone che hanno chiesto informazioni, perché poi ci sono tanti che entrano solo per prendere magari del materiale, ma chi proprio fa delle domande, in media 5.000 persone al mese, che l'ho sono tante. L'ho anticipato un pochino io all'inizio, sì. Ma che cosa chiedono prevalentemente i turisti che entrano nello yacht? Allora, di tutto, anche le cose più curiose, però le domande prevalenti sono che cosa possono fare, cosa possono vedere, dove possono andare, quindi i borghi vicini, ovviamente Portofino, Rapallo, Camogli, oltre a Santa Margherita, perché sono già qui, quindi noi prima di tutto ovviamente gli proponiamo cosa c'è da vedere a Santa Margherita di bello, e poi le escursioni, visto che qua vicino abbiamo appunto un bellissimo parco, le escursioni nel parco, non solo di Portofino ma anche molto Cinque Terre sono un grande richiamo soprattutto per gli stranieri. Tanto e poi, che mi raccontavi che sono arrivati degli americani chiedendo se da qui si possono raggiungere a piedi, sì, quindi sì, diciamo sì, con sì, una percezione un po' di geografica. Esatto, sulle distanze, quindi sì sì, a piedi, in bicicletta, queste sono le domande principali, ma sono vicine, gli spieghi che insomma c'è un po' di distanza da fare, però è bello per chi magari è qui poter un giorno fare una cosa, un giorno fare l'altra, quindi effettivamente è un buon punto di partenza questo per scoprire diciamo questa parte della Liguria. Ecco, visto questa buona chiusura del 2016, cosa vi aspettate per il 2017? Ma sarebbe bello che insomma si ripetesse, o insomma è sempre bello se la gente torna, no? Cioè è bello avere nuovi turisti, ma se le persone tornano vuol dire che sono rimaste soddisfatte e che hanno visto che c'è un'offerta grande, per cui ci sono altre cose da scoprire, cose da rifare, quindi è un buon segno. Già quest'anno ci è capitato di avere dei turisti che sono tornati e che quindi insomma hanno avuto una bella esperienza. Sì, che la presenza in Liguria non è sempre, no? Della torta di riso finita, famosa, esattamente. Ma in realtà insomma con un sorriso, sì, con pazienza, sì, si sì, può, sì, davvero ci proviamo, sì, assolutamente, sì. Grazie. Sì.